Eccomi, eccomi, eccomi. Buonasera. 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 Grazie, mi sono buscato una freccia per i 40 mesi. Sono 3 anni e 4 mesi di sub. Grazie mille. Grazie a Pierox, spero che stai meglio dei giorni passati. Molto, grazie mille. Grazie anche a Gelefant per i 62 mesi. Buonasera, buonasera. Allora, stasera giocheremo un'oretta a scacchi assieme. Adesso vedo come organizzare, se invitare i sub, se giocare contro i random. Come sapete, io nasco scacchista, quindi una roba veramente da esperti. Però scusatemi, troveremo un modo di arrivare allo stesso livello, ecco. Punto esclamativo PG League per avere tutte le informazioni del caso. Infatti stasera siamo sponsorizzati da loro, la Programming League Italia, che fa diversi tornei. Oltre a Leeches, che giocheremo questa sera, ci sarà anche Fall Guys, Gran Turismo 7 e Football Club 2024, che non mi viene, che non si chiama più FIFA purtroppo. Vi, ovviamente, in descrizione trovate anche un bannerino, vi potete, cioè, con un click potete tranquillamente partecipare al torneo. Nel caso del torneo, appunto, di scacchi, il primo, anzi partiamo dal terzo posto, chi vince un monitor da gaming dal valore di circa 150 euro. Il secondo posto, che vince una Nintendo Switch OLED. E il primo posto, invece, che si porta a casa una Play 5. Oh, inizia tutto il 14 aprile alle 3, quindi fra 2 giorni. EA Final Cut 2024. Aspetta che... Oh, aspetta, metto la modalità notturna. Eccomi qua. Ho fatto la CTA bella, Elisa. Tra un giorno e 18 ore chiudono le iscrizioni. Attualmente ci sono 4 partecipanti iscritti, quindi andate di punto esclamativo, eccolo lì, con il mio bit.ly, e partecipate tutti. Straisa, grazie per i 74 mesi. Il videogioco precedentemente conosciuto come FIFA. Esattamente, esattamente. Partecipate numerosi. E adesso giocheremo assieme. Vediamo se riesco a fare una cosa carina. Così. Poi. Così. Va bene. Se io lo ritaglio, facciamo, crea una partita, gioca con un amico, ok, facciamo così. Volevo, che palle, deve entrare per forza l'amico. Vabbè, allora lasciamo perdere, ingrandisco semplicemente un po' qua, così poi vediamo, Allora, è semplicissimo comunque giocare insieme a me, basta che andate su leeches.org. Ecco qua. Oppure vi ciucciate il QR code che vi do. Non so se dare priorità ai sub, comunque. Ah, provo, minuti per giocatore 5. Variante standard, sì, anche perché non so giocare altre cose. 5 minuti per giocatore, incremento di secondi 3, non so cosa sia. Cioè, se io copio questo link qua... me lo mando come ponte qui. Aspettate, aspettate. Non ho Discord aperto di qua. Eccolo qui.
Boh, e ve lo metto su Telegram. Grazie, Liza. Ecco qui. Tiè. Vediamo se adesso entra qualcuno. Priorità di sub, che ha più mesi gioca prima. Ah beh, se sei già pronto! Ok, si vede bene. Ah, sono il nero io, quindi apro... Va bene, allora... Tiè. Chi è? Sei tu, Gabriel? Però era meglio avere anche un po' di musica di sottofondo. Allora... Si è educato in chat, per carità. Era meglio avere un po' di musica di sottofondo. Lui ha spostato il cavallo. E vado a scomodarlo al fiere, invece. Non sei tu. Chi è? Fuck! Tiè. Mi ha scomodato la regina. La rimetto al suo posto. Se sa mai, deve stare vicino al re. Che suspense. Faccio partire i game chops, magari. Ha spostato... La torre. Abbiamo uno scacchista esperto qui. Allora, devo far partire la musica. Dove cazzo? No. Live chill, ecco qui. Perfetto. Ha spostato il pedone. Non spostare poi il coso. Flexi! Grazie per gli 11 mesi. Si possono dare suggerimenti? No. Io nasco scacchista. Grazie a Renero per i 37 mesi. Il problema è che io posso essere sniper. Ah, dove è andato? Ok. Che incurlata. Va bene, me ne frega un cazzo. Bravo, l'ha messo via. Renero sceglie il giorno migliore per resubare. Sono io Renero oggi. Si vede la schermata della musica. Orca miseria, avete ragione. Poffete. Che vale il suo stronzo in tutti gli ambiti, è vero. Non ho giocato con il tempo, quindi se arriva a zero cosa succede? Non ne ho idea. Si perdono le mosse? Non lo so. E lui è un minuto in più di me, quasi. Chi finisce il tempo perde. Merda.
Perdi in automatico se arrivi a zero. È terribile questa cosa. Devo fare delle mosse rapide, coincise. Devo guadagnare tempo. Vaffanculo. Voi non vedete bene il tempo. Dopo si sta... cazzo. Fuori l'alfiere, tanto la torre me la incula in ogni caso. Che ansia il timer. Meglio? Cosa ha mosso? La torre. Ormai questa rimane qua. Merda, non l'avevo visto. Sono uno stupidino. Sto guardando il timer. Ok. Fuck. Merda, il cavallo. Sono una testa di cazzo. L'ho calcolata male. Gatto. L'unico modo che ho è il tempo per vincere. E Nine, grazie per i 69 mesi! Un tavolo buono che conosco il proprietario. Grazie Flex per gli 84. Fuck. No, devo spostare il re per forza di cose.
Lascia perdere, Gabriel, lascia perdere. È il tempo che... Non mi sta lasciando il tempo e io sono in ansia. Te almeno gli ho mangiato la regina. E adesso mi mangia la mia, quindi siamo nella merda insieme. Cioè, io sono nella merda, lui tranqui. Che cazzo è sta roba? Oh! Fuck. Adesso però mi incula. No. Ok. Perché non posso andare su qua? Perché me lo rispostava lui? Poi andavamo avanti e basta. Perché c'era il coso per l'alfiere? Giustamente. Sono sposta qua. Bene. Ti mangio questo. Bella idea, gatto. Mi mangia quella. E il tempo mi ha ucciso. Devo fargli buttare via 40 secondi. Però lui c'ha anche quello, giustamente. Vaffangulen. E ha vinto. Anche se volendo... La finisce così, quindi. Peccato, però. Il codice lo manda su Telegram. Ma che c'è Gabriel? Voglio giocare con Gabriel. Come faccio? Tiè. Minuti per giocatore, mettiamo una decina. Oh no! E che non mi sono registrato perché ho detto...
Tanto devo... Vabbè, ti mando il link, Gabri. Ho detto, tanto non serve. Celio, 60 tondi tondi, grazie mille. Ma chi, con chi ho giocato? Scusatemi, me lo potete dire? Eccolo qua. Potevo registrarmi. È partito, Gabriel? Ok. Sol nero, sempre. Lui parte aggressivissimo. Io no. Danilo era. E adesso mi faccio l'account. Gabriel. Perché... che mossa ardita? Non so. Perché non posso? Posso spostare sto pedone? Perché non mi... Perché me lo magna. Ah no, perché mi ammazza il re, giustamente. C'ha ragione pure lui. No. Bravo, bravo. Tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Formault, 71 come le mosse per vincere la partita? Possibile, possibile. Grazie mille. La musica va bene? È troppo bassa? Non ho veramente avuto tempo di programmarmi niente. Adesso che ho 10 minuti dovrei pensarmela un po' meglio. Non mi ricordo se è automatico il chatbot. Serve automatizzarlo? Non avevo letto che servisse automatizzato. Ok, ok. Ogni quanto lo automatizzo. Cosa ha fatto? Cosa fa? Non ho visto. Cosa ha fatto? Cos'è successo? Ha fatto l'arrocco? Ma si può fare? Ah. Scusa, no, vabbè. Non mi interessa farlo. Invece sì, guarda che fico. Ah. Il re quale sarebbe? Questo qua. Il re è quello lì con questa specie di pene che si apre ed esce la cosa, quella croce qua. La regina è quella con un botto di palle. Un 15 mi sembra un po' troppo, una ventina. Aspettate, metto anche il chatbot. Porca miseria, si è chiuso tutto. E non mi si apre più adesso. Che palle. Tocca a me? Porca troia, tocca a me. Ah no, non tocca a me, che paura. Ok. Faccio da malus.
Dai, ma perché non mi metto nel casino? Un botto di merda. Adesso perdo tempo, per forza. Cose funzionano a cazzo. Ok. Dovrei... non ho fatto niente. Abbiamo messo anche il timers. Avrei potuto mangiare l'alfiere. Sono stato un po' distrattino. Adesso torno in gara. Tanto vince Gabriel, che è il migliore. Bella mossa, gatto. Sivi, grazie per i 28 mesi. Mi sto prendendo bene comunque, da un po' che non giocavo a scacchi. Panciolle esagerato, Cold, però... cioè, mi sembra strano che si voglia far mangiare la regina così, però... ok... cosa vuole fare? Sto matto nel culo. Artichoker, grazie per i 3 mesi. Merda.
Crius di 8 colpito, ma non affondato. Oh. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Che deprecabile stratega. Quello che ho appena mangiato era l'alfiere? Sì. Cioè l'alfiere mi ha mangiato una torre e la mia regina ha mangiato il suo alfiere. Grazie Cog per la sub regalata. La Rocco come si fa? Si switcha il re con la torre. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. No, questi pedoni li sto tenendo per strategia. Regina per regina, Gabriel. Ci sto. Anzi, vediamo. Vediamo quanto sei coraggioso. Lo sapevo. Mi sono fatto fregare. Ok, però si sono liberate un po' le cose. Via. No, perché? Ah, giusto perché sono qua. C'ha ragione. Huh.
sono un deficiente. Sono proprio un deficiente. Sono una testa di cazzo gigante. Non avevo... Colpa mia. Me la sono meritata tutta quella. Tutta. È difficile fare gli stessi commenti di gatto durante le partite. Ti devi fare i cazzi tuoi. Vaffanculo, Gabriel. Ho sbagliato. Perché il mio scopo è buttare via poco tempo e farlo perdere adesso. Però ho agito troppo d'impulso. Era ovvio. Merda. Ci vengo lì. Mi incula per sempre adesso. Lo sapevo. Bastardo di merda. Non ancora? Che palle, speravo di incularlo col tempo. Il dribbling. I 3 minuti più lunghi della vita. Cos'è successo? Cos'è? Stallo.
Ho pareggiato! Alexander, sono 30, spero si riprenda presto, le si vuole bene, anche a lei, grazie mille! Cos'è scacchiera di analisi? Ah, bello, non so niente. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Pareggio! Pareggio! Aspettate che mi creo un account al volo. No, il gatto è già preso. Dichiaro di non farmi mai aiutare durante le mie partite, no. Che luce! Già una notifica, sì. Come si mette adesso la modalità... luce poca. Scuro. Oh, dark board? Ok. Posto. Allora, gioca con un amico... Cadente di gioco? No, no, a tempo, assolutamente, è stato bello. 10 minuti. Peggio per stare, il gatto non aveva mosse possibili da fare con re, ma non era sotto scacco. E infatti, sono un campione. Ho perso? Ho perso? Non mi pare. Vergognati. Ho perso, Gabriel? Rispondimi. Ho perso? No. Mi avessi battuto? Lo hai fatto? No. E allora? Sono false. Contro false adesso. Ma io sempre il nero faccio? Dai, che sfiga! Nero come il tuo animo. Imbattuto. Sai che sì. Pong. Bella idea. Bravo. Coglione che sono. Non avevo guardato il cavallo. Scusami, Gabriele, ricordami questa cosa. Ho perso? Perché se avessi perso... Ma non mi sembra di aver perso. Sei perdente morale, non mi sembra. Ti sei rifugiato nello stallo come un codardo. Ho perso? Non mi stai rispondendo. Non hai neanche vinto. Non importa, non ho perso.
Sono un deficiente, vedi? Perché mi stavo chiedendo, che cos'è questo 1500? Stavo pensando a quello, pensate quanto... vabbè. Il livello di vergogna. No, cos'è questo 1000? Non lo so, veramente. Ah, perché non sono classificato. Ma perché 1500? Perché non è 1 o 0? Così. Adesso mi magna, è certo. Però avevo voglia di fare questa cazzata, non so perché. Se perdi scende, se vinci sale. Però contro gli amici non funziona. Ma perché partire da 1500? Sì, pure il gioco, perché non c'è più domanda, certo. Cosa ho fatto? Ho fatto quello. Bello comunque giocare a scacchi, eh? Cioè, non mi sta dispiacendo. Andavo avanti con cosa, scusa, Steve? Col cavallo? Non ho capito. Meglio Nefrone, grazie. Cosa mi ha magnato? Ah no, niente, ok. Infatti mi pareva strano che mi sia magnato qualcosa. Perché sono un coglione, vedi. Sto giocando online, sì, contro i sub. Sono contro Falls. Non me l'aspettavo. Cazzo, non mangia indietro, è vero? Cosa mi ha mangiato? No! Volevo vedere! Cosa ho fatto? Non volevo. Ok. No, stai fermo, ho fatto una cagata.
1.5 Rattinghelo, 1.5 valore medio per gli scacchi che hanno trovato tempo fa. Quando vince... no, ok. Capito che è un rating praticamente. Però mi stavo domandando come mai fosse proprio 1.5. Che? Ah. Cosa? Ah, posso vedere dal suo punto di vista. Che fico. Cos'è questa televisione? Guarda le partite, quelle che ha fatto lui. Che ha fatto? Ha sposato il re. Ah. Ok. Non so perché mi aspettavo che andasse al contrario, ma vabbè. Sono stupido purtroppo. Ho detto, ah, farà così. E invece, giustamente, ha fatto cosa... Box, grazie per i 62 mesi. Merda. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Ah, non è mio questo, eh? Potevi arroccarti. Lo puoi fare più di una volta a partita? No, no, arroccarti vuol dire switchare il re con la torre. Come a boh. Scusami, dai consigli... E poi non sai? Ma che vuol dire? Ma inculato adesso. Ma duro anche. Vabbè, se mi mangio il re, poi dopo lo mangio col pedone. Vabbè, Robby, se non ci ha mai giocato... Sai qual è il problema? Che il gioco mi impedisce di fare le cazzate. Cioè non potevo mangiare il cavallo e non potevo mangiare la torre prima. Ha vinto! Complimenti, Falls, per la sua vittoria. Volete farne un'ultima? E come ha vinto? Mi ha messo qui all'angolo. Praticamente lui mi mangia col cavallo, se io invece sposto il re qua mi mangia la torre, se sposto il re qua mi mangia la torre, se sposto il re qua mi mangia la regina. La facciamo più breve questa perché avevo detto un'ora e un'ora è.
Non sarebbe come detto ha vinto e non ho perso. Tiè. Nel frattempo iscrivetevi, Sempre solo 4 partecipanti, ma partecipate di più, no? Potete vincere una PlayStation 5, ragazzi. Scusatemi. Mi registro io, cazzo. Già strazia cosa? Al torneo di scacchi! Ma partecipate, che vi frega se perdete. Con il tuo poderoso skill di ricercatore di stallo dovreste smezzarvi la Play 5. Nessuno vuole più giocare? Ok, no niente, devo semplicemente fare altro. Eccoci, sono contro un anonimo. Chi è questo anonimo? Sempre il nero, io non so perché. Ma perché? Sei veramente tu, Cog? Bello. Dai che mi batti. Comunque, chiunque tu sia, devi giocare. Ok. Mazza veloce. Io non le conosco le aperture. L'apertura del barbiere. Non le conosco. Philip Mars, bentornato. Grazie per i 28 mesi. Io ho pensato, ho imparato a giocare quando ero molto, molto, molto piccolo e basta. Non ho mai più giocato in vita mia. A parte quando ho registrato i video porno. Però... è arrivato come un fulmine. Stavo parlando di video porno, però. E basta. Con fulmine accesi nel proprio quello. Cla 25 come numero del giorno della mia nascita. Complimenti, complimenti. Fuck. Non ho considerato il cavallo. Yeah. Sintetica. Poco presente ma si recupera. Grazie mille. No, si pronuncia Aigo. Questa persona è molto più brava di me. Ci vuole poco. Però è molto più brava di me. Rispetto ai miei avversari precedenti.
che erano delle pippe con un botto di culo. Perché l'ho fatto? Disse mister, due stalli e una sconfitta. Una sconfitta. Su tre. Perdo anche questa. Diventano due sconfitte su quattro. 50%, secondo me ci sta. Io non ho capito contro chi sto giocando comunque. Non si è palesato l'anonimo. Due sconfitte, due non sconfitte. Due sconfitte. Solo gli abbonati possono sfidare. Yes. Quando si può giocare assieme online, si gioca sempre con i sub. Si palesa solo se vince. Sono io, sei tu for mouth. Ti arrocchi, eh? Ti arrocchi questo diritto. Grazie Termos per il raid. Yes, your grace. Bello. Avete giocato con la mod italiana? Ah no, lo fa stanotte Moro, ok, ok. No, praticamente mai Gianluca. Infatti credo che questa partita ne sia la dimostrazione. Non conosco le aperture, ragazzi, quindi non ho provato a fare nulla.
Le aperture, se giochi da poco, sti cazzi. Stai solo attento a non mettere i pezzi in prese, sei a posto. Me lo magna, giustamente. Una sconfitta e una vittoria. Perché mi devo vergognare? Adesso mi spiego perché mi devo vergognare. Ci vediamo su PlayerUnknown. Cazzo, l'hanno aggiornato. Lo hanno aggiornato. Minchia, mi hanno dato un altro gestionale che è fighissimo, che giocheremo in live. Torniamo su Manor Lords, va? È uscito? Ce l'ho solo io. Gestionale tipo Caffè Simulator? Gestionale sì, tipo Caffè Simulator no. Esattamente, Bromano. È bellissimo Manor, veramente bellissimo. Mi è passata la febbre? Sì. La tosse? No. Adesso siamo qua, per chi non ci fosse oggi pomeriggio, che aspettiamo che arrivi una nuova famiglia di cristiani. E sono cristiani perché gli si può suonare la campana. E allora non scrivere in caps, Robby. Però io non so dirti un cacchio su No Rest From The Wicked. Mi intriga. Ho chiesto la chiave oggi. Qui mi hanno rinculato una strada. Oh. Dov'è la strada qua? Si sono inculati una strada. Perché? Era qui.
Eccolo qua. Posto. Che bello, però non c'è più l'avviso di merda. Boh. Che caffè, è bellissimo. È bellissimo, guarda qua. C'è la signora qua che vende i salami. Non ancora insalamati. Lei vende legno. Adesso stiamo aspettando che arrivino delle nuove persone a vivere da noi per metterle al lavoro. Incredibilmente fluido. Allora, si vede che c'è un po' di tiring, però sì. Sei stato molto bravo, Formout. Se non era per il tempo avresti vinto tu. Però non arrivano sti stronzi. Inizio a preoccuparmi. Arrivano dalla strada del re? Guarda che fili d'erba belli. È figo perché ci sono anche le guerre poi. Ostia, ricco deposito. Però stiamo finendo gli animali qua. Ma Hunting Limit vuol dire che... Ok, si fermeranno al 20, facciamo. Quando arrivano a 20 smettono di cacciare qua. Così non li ammazziamo tutti. Medieval Dynasty ma gestionale. Ma... Perché medievale? Però se quando arriva nuova gente, voglia. Cioè non so che fa. La bilancia cosa significa? Una bella domanda. Probabilità che si verificano crimini. Nessuno. Noi abbiamo una crescenza demografica lieve, qua dice. Vedi? Bassa crescita demografica. Però siamo a zero. Non so cosa voglia dire bassa. Capanno e guardaboschi. Capanno del foraggiere. Dove sono le bacche qua? Vedete delle bacche? Non so neanche se sono segnate da qualche parte. Non credo siano bacche queste. Cioè, magari costruiamo quello. Non lo so. Tolgo gente dalla chiesa per costruire quello. Vogliono due tipi di cibo al mercato. Va bene. Forse dall'altro lato della luce gialla. Non so cosa sia. Erano sulla sinistra sulla mappa. Ah, le bacche? Eccole qua. Avete ragione. Ho capito, Conjurer.
basterebbe una nuova famiglia per aumentare il lavoro qua. Non si riesce. No, non demolisci tutti gli alberi se fai la strada. Ma guardate che bellissimo. Bellissimo. C'è su Instant? Non credo. No, infatti. Però ci sono mega sconti per Fallout. Fallout 4, la GOTY Edition, 7 euro. Monta, grazie per i 16 mesi. Quanto è che era? 7 euro. Yeah. Non riesco a fissarlo come al solito. Sta facendo sconti per la serie, ovviamente. È solo single player? Beh, minchia, è un gestionale, ti direi anche di sì. I wonder who's floating away today. Hasn't stopped since. Adesso dovrebbero essere ancora più contenti perché gli do anche un altro tipo di cibo al mercato. Grazie Simone per i 62 mesi. Cos'è la bronchite? Sì, bronchite. Se avessero messo le mucche al posto dei buoi avrebbero potuto mettere le produzioni di latte. Ma credo che ci siano anche le mucche, sai? C'è l'allevamento, c'erano le pecore, poi adesso non so. Questi sono i campi. Ci sono le pecore, vedi, allevamento di pecore. Non so cosa fare per farli ancora più contenti. Residenziale. Faccio la taverna. Come molti tuoi cittadini hai bisogno di birra per funzionare. Dobbiamo produrla, quindi. Quindi non posso neanche fare quel lavoro lì. Nessuno che va a costruire, ecco qua. Vabbè, visto che tanto manca poco alla fine della live, mando veloce solo per adesso. Mi fa cagare giocare così, però giusto perché siamo in live. Infatti vi è scesa la felicità, perché il livello di fede è comunque sempre uno. È tornato su, non so perché allora. È stato avvistato un accampamento dei banditi. Dov'è? E rispetto a noi è? Ma chi se ne frega? Non è vicino a noi. Noi siamo qua. Oh, una nuova famiglia, finalmente. Finalmente. Ok, ottimo. Ma mettiamo la gente a lavorare qua e poi dopo lo vendiamo questo. È autunno. Dici che abbiamo dovuto aspettare una stagione per farlo?
Un decolone è stato raggiunto dai suoi familiari. Bene. Ok. Esce fra due settimane, sì. E piove tanto perché siamo in autunno. Raccolta, aratura e semina delle culture. Non ne abbiamo. Però se io adesso porto in tavola qua altra roba... Anzi, facciamo così. Mettiamo a vendere le robe qui. Stabilisci una rotta commerciale. Dopo aver pagato per stabilire una rotta commerciale, la posso mettere... Ah, cazzo. Bisogna pagare proprio per averle. Le rotte commerciali, no? Allora è un'inculata quella lì. Come faccio a vendere allora? Cioè, è un problema. Non ho proprio idea. E intanto passo un mercante se hai un mercato. Ho un mercato ma non ho trovato ancora il mercante. A meno che non sia lui. Spacca legna. Trasporta un pezzo di tronco. No, direi di no. A lavorare gli ultimi arrivati in chiesa? No. Persi. Lì, lì. Ah, li ho lasciati qua. Eh no. Tanto è inutile lasciarli qua finché non apriamo le nuove cose qui. Domani continua cosa? Per qualche motivo stanno... Sono più felici. Bene. Per l'amor di Dio. Bene. Ok. No, non continuo domani. Domani è sabato, ragazzi. Non faccio la live. Poi non so se farò un extra. Proprio perché ho voglia di giocare, ma di base no. Questi prati verdi.
Mi dispiace solo non avere il portatile figo, perché ci vorrei giocare anche un po' off screens. Abbiamo un altro piccolo boost. No, Cog, gli ho chiesto, mi ha detto ti diciamo settimana prossima e non è mai successo. Dov'è il capanno qua? No, non lo vedo. Eccolo qui. Perfetto, dovrei aumentargli la felicità adesso se portano anche le bacche in tavola, no? Disabug, vengo un borghetto di del Chianti e faccio il muratore. Spesso ci capita di ristrutturare chiese o edifici medievali. Che bello! E amo studiarne la storia. Questo gioco mi ispira un sacco questa cosa. Mamma mia, che bello! Campo dello scalpellino terminato. Dai, yeah. E cosa faccio? Li metto a montare le robe lì, boh. Usano orzo per produrre il malto, però non abbiamo l'orzo. Per fare dei campi, sì, però non so se mi convenga in questo momento mettermi a buttarmi sui campi. Campo dei coloni, posizione di difesa sul territorio vuoto che rivendica, mi mancano i soldi. Che poi siamo proprio a zero di soldi adesso, questo è il problema, perché ho comprato un cavallo e mi è scappato. C'è stato questo piccolo problema e niente. Punto di raccolto. Vediamo questo edificio per stabilire una connessione di scambio che ti permette di inviare e ricevere risorse tra questa regione e un'altra sotto il tuo controllo. Non posso, vedi. Tiro a coltivare. Ecco, ti ho detto, sì. Sta aumentando però la felicità della gente. Anche se sto facendo un cazzo. Mettiamoli a raccogliere un po' di pietre. Famiglia una segnata per i lavori di costruzione. Posto di scambio di bestiame. Vabbè, tanto che mi fut. No, no, il mercato c'è, però non è che guadagnano dei soldi. Loro semplicemente danno le risorse a chi ne ha bisogno. Noi adesso vedi, bancarella di cibo, due tipi di cibi forniti dal mercato. Attualmente stiamo dando la carne. E appena gli diamo anche le bacche dovrebbe essere ancora più contenti loro. Aspetta.
Deve aggiungere le tasse? Non credo. Forse da qua. Terreni di caccia. Ma non ci sono politiche qua. Produzione qua non c'è un cazzo. Boh. Si sa tipo di carne cervide. Ma li picchiano. Li picchiano, li prendono proprio da qui. Infatti adesso si sono fermati. Perché era il loro limite. E adesso vanno a lavorare da un'altra parte, gli dico, che così magari perdono un po' di tempo. Anzi, guarda, gli tolgo pure il lavoro a loro intanto. Così vanno a costruire sta cazzata che mi ha rotto i coglioni che non abbiamo. Grazie, Cistifelle, per i 68 mesi. No, 8 bacche. Molto bene. Qui stanno raccogliendo i sassi. Fai un'altra casa? Ma tanto finché non arriva gente, cosa la faccio a fare? Vedi, questa è vuota, eh? Però 56. Non so perché. Sta aumentando il livello di fede. Non so per qual motivo. Però bene. Forza Dio! Oh! Mesi direi che si è messo bene con le scorte. Sì. Per il cibo. Combustibile meno. Oh, il foraggere sta andando a pigliare le bacche, eccolo lì. Come baldanzoso. Questo sono io. Guardate che belle calzature che ho. Seguo. Oltre lui. Mi dà una pista. Sono più veloce di lui se corro, ma più lento di lui se cammino. Che fastidio. Vabbè, me ne vado. Ciao. Purtroppo non lo posso picchiare. Carne. Buona. La concio. Mi do un mozzico. Non è un gestionale. E lo è. Andiamo a vedere i cervi. Eccoli. E sono un fantasma, sì. Visto. Piccolo boost. 57%.
perché odio giocare così. 58. Oh là, abbiamo più cose. Bassa crescita demografica. Io non so più come aumentarla, però. Boh. Qui commercio abbiamo lo stesso problema. Ah no, aspetta. Stop al commercio. In che senso? Bestiame. No, allora. Prezzo esportazione, prezzo importazione. Nel senso che posso vendere un bue. Spazio per le stalle. Non posso comunque venderlo, però. La regola del commercio è impostata su stop al commercio. Qual è la regola del commercio? Scusa. Dov'è la regola del commercio? Cambiamola. C'è una regola del commercio? No, non disponibile in accesso anticipato. Stabilire una nuova rotta commerciale costa meno. No, cioè, ma non è, c'entra niente. Chi l'ha fatta sta regola? La regola del commercio è bloccata. Cos'è la regola del commercio? No. Boh. Non c'è commercio qui. Tesoro, influente, tesoro? Traveling merchants. Non mi dice niente. Punti di scambio, non credo che siano quelli. Questo è il punto di raccolta, però mi serve una mia regione mia. Posto di scambio, eccolo qua, è questo. Meno che non sia qui. Non lo so. Punti di scambio è una connessione che ti permette di inviare e ricevere risorse tra questa regione e un'altra sotto il tuo controllo, ma io non ne ho altre, quindi non mi è completamente inutile. Non è qua. La compagnia dei mercenari. Vuoi passare ogni tanto un mercante sul carro? Passasse. Perché siamo incrollati al 53? Eravamo arrivati al 58. Buh. Si è trasferito nella nuova famiglia, per fortuna. Allora, facciamogli costruire altre case. Don't be shy, good sirs and ladies.
Anche se mi sa che ormai stiamo finendo pure il legno. Why do I have to carry this alone? La guerra di chi? Sto suonando la campana. Bring this here, move that there. Why do I have to carry this around? Bring this here, move that there. On, on. Ah no, ok, niente, era lo stesso. Va buono, dai. Vi auguro una bella serata, ragazzuoli. E noi ci vediamo domenica con la moca. Va bene? C'è qualcuno stasera? No, vi mando da Tarlo. E ditegli, guarda che quella lì non era Milano. Lui saprà, lui saprà. Va bene? Buonanotte, belli.